accanto a me mia figlia Beatrice, poi abbiamo Alessandro e un'altra bimba che si chiama Chiara. Bambini, cavalli, è veramente un binomio particolare e interessante. Loro sono un'occasione per me importante per spiegarvi oggi un concetto che è molto difficile, ma vi garantisco che se mi seguite farò il possibile per spiegarlo nella maniera più chiara e possibile. Oggi, infatti, io vi parlerò dell'aura dei cavalli. Cos'è? Esiste? E se esiste, come la riconosciamo? A cosa serve? Continuate a seguire. Sono dentro il box con Charlotte. Charlotte è una cavalla stupenda, una femmina di 12 anni, ed è una cavalla che lavora molto bene in alta scuola. Con lei io sto condividendo per adesso il suo box e sono vicino a lei, proprio con un contatto ravvicinato. In questo momento le nostre due aure sono in contatto. Ma cos'è quest'aura? È stata studiata per tanto tempo, per tanti anni e addirittura millenni fa. Vi posso dire che io sono per scelta, non solo per tradizione, ma principalmente per scelta, cristiano cattolico. Ebbene, in antichità i santi venivano raffigurati con un cerchio luminoso alla testa che si chiamava aureola, ma era riduttivo averlo in testa. L'aura non è altro che una grande luminosità, come un grande guscio d'uovo che ci avvolge tutti quanti attorno. Ovviamente, quando nasciamo, essa stessa è molto spessa e di colore radioso. Se prendiamo ad esempio un neonato e entriamo nella sua stanza in penombra, mentre nel lettino che dorme, pian piano avvicinandoci ci accorgeremo che avrà dei sussulti da solo nel lettino. Qualcuno vi dirà, beh, sono le cosiddette contrazioni dopo il parto che restano ad alcuni neonati. Ma se questo lo facciamo quando il bimbo ha un mese di età, non avrà più quelle contrazioni. Eppure, se noi arriviamo a una distanza tra i 2,5 metri e 3 metri, senza toccarlo, il bambino nel lettino avrà questi sussulti, proprio questi movimenti. Questo perché noi entriamo in contatto con la sua aura, che è molto ampia. Se lo facciamo all'età di Beatrice, che ha 4 anni e mezzo, si è ridotto questa distanza di questa energia luminosa che è attorno al suo corpo. Non è più tra i 2,50 metri e 3 metri, ma bensì si riduce a 1 metro. E quindi quando lei nella sua stanzetta dorme, se io entro e mi avvicino sino a 80 centimetri da lei, anche lei avrà dei movimenti, si girerà come se fosse disturbata. Questa distanza si riduce ancora all'età di Alessandro, che ha 8 anni, e ancora all'età di Chiara, che ne ha 10. Certamente, quando noi entriamo poi nella sfera cosiddetta tra prepuberale e postpuberale, ovvero sia con la scoperta e con l'entrata in campo della nostra sessualità, per tutta una serie di esperienze, essa stessa si riduce tra i 25 e i 30 cm dal nostro corpo. Molti di voi si staranno chiedendo cosa c'entra tutto questo con il cavallo e con gli sport equestri, e tanti altri diranno, ma è vera questa storia? Bene, continuate a seguire. Verso la metà del 1900, uno studioso di nome Kirlian scoprì proprio la possibilità di poter fotografare l'aura, certamente con dei metodi un poco rudimentari. Oggi, se andate nel web, scoprite che esistono un'infinità di modi per poterla fotografare, cioè fotografando con la semplice fotocamera, un software non per nulla particolare, si riesce a vedere questo alone di luce che abbiamo attorno. Adesso vi dico che questo alone di luce che abbiamo attorno non l'abbiamo attorno soltanto noi umani, ma ce l'ha tutto il mondo animale. Se c'è una cosa che a me è stata grandissima gioia è quando Giovanni Paolo II disse della reale possibilità che gli animali abbiano un'anima. E quindi l'aura fa parte proprio di tutto il creato, ovviamente animato, ok?
che le pietre non ce l'hanno, hanno un'altra sorta di energia, è un altro studio, ma non sono genere animale. Detto questo, ma allora il cavallo ha l'aura? Certamente, non solo ce l'ha, ma ce l'ha di un grande, di un bello, da veramente fare invidia a noi umani. Se avete mai visto una ripresa di ippoterapia con bimbi diversamente abili, vi siete accorti della tranquillità dei cavalli. Mi direte, ma sono cavalli anziani, ma sono cavalli vecchi, ma sono cavalli utilizzati solo per questo scopo. Non è affatto così, perché moltissimi centri che ospitano i corsi per disabili con l'ippoterapia utilizzano talvolta i cavalli cosiddetti di scuola e sono castroni, femmine, talvolta anche degli stalloni. Noi qui abbiamo avuto delle esperienze molto belle con degli stalloni. Non potete immaginarvi il cambiamento che ha proprio l'atteggiamento e il comportamento dei cavalli, come se fossero consapevoli di portare su un soggetto che ha bisogno di loro, che deve essere avvolto dalla loro grande energia. E allora, con questi miei occhi, ho visto bambini distrofici completamente storti, rattrappiti, dopo 20-30 minuti di sessione di ipoterapia, distendersi quasi normalmente, senza più colate di saliva, e dopo terminata la sessione di ipoterapia, ovviamente ritornare in quello stato che avevano prima. Viene quasi a gridare al miracolo in quel momento, ma non è un miracolo, è un fatto proprio di grande energia. Si incontra l'aura del cavallo con l'aura dell'uomo, in quel caso di quel bimbo con i suoi spiacevoli problemi. I cavalli hanno questa grande capacità di accoglierci, questa grande capacità di avvolgerci con questa loro energia importantissima. Ecco perché io sostengo sempre che al cavallo va chiesto in punta di piedi e con grande gentilezza ciò che noi vorremmo che lui facesse per noi. Ma in realtà, per chi cavalca con il cuore, con il corpo e dopo con la testa, la verità è che ai cavalli noi chiediamo molto per noi, perché vi è un senso di profondo benessere nell'animo. E allora, porca miseria, dobbiamo rispettarli, dobbiamo badare al loro benessere, dobbiamo voler bene a questo animale, che vi dico, è l'unico animale sulla faccia della terra col quale l'uomo e sul quale l'uomo può fare evoluzioni, involuzioni, esercizi, qualunque tipo di cosa. Certo, nei circhi equestri avete visto anche gli elefanti, ma solo per due o tre cosettine, i cammelli, ma solo per due o tre cosettine. Con il cavallo noi possiamo fare tutto. Con il cavallo abbiamo fatto la storia. I popoli che sono civilizzati sono quei popoli che hanno avuto la grande fortuna e il grande onore di conoscere il cavallo. L'aura ha uno spessore, una densità e anche dei cosiddetti moti energetici che sono verso l'interno, verso l'esterno, sia nostri che loro. Accanto a me adesso abbiamo Giuseppe Macaluso e Asco. Questa è quella cavalla che ha avuto un tumore al collo, è stata ben curata e per chi crede che stiamo raccontando le storielline, vi posso dire che lei sa perfettamente adesso chi siamo, ci conosce, ci è grata. In questo caso vi è uno scambio proprio di grande sentimento e di grande affetto. E dal punto di vista del cavaliere, quando cavalca il suo cavallo, come lo cavalca? Perché lo cavalca? Che idea ha di se stesso e del cavallo mentre lo cavalca? Sono adesso dentro il box con Chip e Chop. Questi sono due cavalli da attacchi, ma sono anche cavalli che portano benissimo a sella l'uomo. Perché vi parlo un attimo di loro? Perché anche negli attacchi, dove non vi è un contatto fisico, proprio grazie alla grandezza di questa aura dei cavalli, anche da cassetta, con un lievissimo aiuto delle redini, riusciamo proprio con questa capacità di sentire e di sentirci a comunicare tra noi. E questo lo hanno provato anche coloro che sono venuti qui a fare il corso per addestratore ufficiale di primo livello, quando hanno per la prima volta
proprio portato una pariglia di cavalli. Poi Chip e Chop sono straordinari, su loro si è dovuto fare un lavoro stupendo, è un lavoro serio, profondo, importante, perché sono due castroni, e già che ci sono vi dico, snaturare la vera natura di un cavallo con la castrazione, quando non è necessario, certamente modifica e compromette in parte la loro ava. Quindi vi è un lavoro per chi deve gestire i castroni molto più profondo, molto più complesso. Riguardatevi il video Castrone, un cavallo diverso, capirete perché è diverso.